Buonasera, un po' di ritardo per alcuni piccoli problemi con i collegamenti e iniziamo oggi questo spazio Società Libera che vede appunto me come conduttore, a differenza del solito, solitamente ci sta Marco Marchese e quindi indegnamente lo sostituisco. Abbiamo come ospite Vincenzo Lida che è direttore di Società Libera qui con noi. E Sera. dovevamo avere un altro ospite che è il professor Saona, ma abbiamo dei problemi di collegamento. Penso che se riusciamo lo aggiungiamo perlomeno in voce durante la trasmissione. E a questo punto io saluto e ringrazio Vincenzo Lita e appunto passo direttamente a lui in qualche modo la parola. E se non altro per capire, intanto per dare qualche riferimento su questa associazione, questa società libera, per conoscere un pochino se ha delle sedi, se sta in tutta Italia, se è dislocata, se ha, e anche come potersi iscrivere, volendo, lo facciamo anche come informazioni di servizio. E poi magari cominciamo a parlare anche di argomenti un po' più ficcanti. A te, Vincenzo. Sì, grazie Gianni, buonasera a tutti. Niente, Società Libera è un'associazione culturale, aggiungerei di cultura liberale, che si occupa di portare avanti un discorso sul liberalismo che, come dire, nulla ha a che fare con quegli ambienti politici e non che in questi anni si sono richiamati al liberalismo, anche perché oramai sembra che questa sia diventata quasi una parolaccia. Nel senso che tutti si dichiarano liberali a destra, a sinistra, al centro e via dicendo. Perché come diceva il buon Ralph Dahrendorf prima di non esserci più, ahimè, oramai tante cose sono andate male per alcuni nomi che la politica ha utilizzato, che l'ideologia ne ha utilizzato in questi anni. L'ultima volta che ho visto Dahrendorf, ho avuto il piacere di parlare con lui. Mi diceva chi oggi userebbe più alcuni termini come socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, quant'altro. Cioè tutti quei termini che finiscono con desinenza in ismo non sono più utilizzabili in qualche modo. L'unica parola che è rimasta da questo punto di vista utilizzabile è liberalismo. E quindi tutti si sono buttati a capofitto, per cui oggi abbiamo liberali di destra, di sinistra, di centro. La parola liberale è diventata, come dire, intermittente e funzionale a qualsiasi ragionamento politico. Alle mie spalle, come dire, ci sono due quadri, tanto per non andare lontano, c'è un signore che si chiamava Karl Popper, alla mia sinistra ce n'è un altro che si chiamava von Hayek. Per noi il liberalismo rappresenta alcune scuole di pensiero ben precise, come dire, da non confondersi poi con la quotidianità della politica in questo paese. Che come dicevo appunto sono tutti liberali. Siamo una lobby culturale che si occupa di liberalismo senza essere parte politica, che si occupa di tante cose. Annualmente, ogni anno facciamo un processo sulle liberalizzazioni in Italia, termine che oggi va tanto di moda, visto che tutti parlano di liberalizzazioni. Noi abbiamo iniziato 10 anni fa dicendo che però questo paese sconta un grosso deficit di cultura liberale. Stretto tra due culture, che è quella cattolica e quella comunista in passato, come dire, anche se cambiamo i termini, ma bene o male siamo ancora lì e in qualche modo. Facciamo una serie di convegni, facciamo una serie di attività, abbiamo due uffici, uno a Roma, l'altro a Milano, abbiamo un comitato scientifico di cui il professor Savona è un eminente membro. Si occupa in modo particolare delle questioni riguardando la criminalità, appunto, in questo paese, che non è una delle grosse criticità del paese, come tutti sappiamo. E abbiamo un consiglio direttivo, però diamo la possibilità a tutti di partecipare alla Società Libera iscrivendosi con una quota annuale di 60 euro, iscrivendosi appunto o formando dei circoli di Società Libera lì in giro per l'Italia. Voi lo richiamate spesso e sempre, io vi ringrazio di questo, è www.societalibera.org. Ottimo. Vincenzo, io volevo a questo punto sollecitarti su alcuni avvenimenti che appunto sono avvenuti, che si sono verificati in questi giorni, diciamo avvenimenti tra la cronaca e la politica in qualche modo. E,
e che appunto secondo me intercettano un po' anche le attività di Società Libera. Allora, uno per esempio è proprio il recentissimo piccolo incidente, diciamo tra virgolette, politico che riguarda la annunciata offerta della cittadinanza onoraria al Dalai Lama a Milano. E però un pochino in qualche modo poi appunto c'è stato una sorta di ridimensionamento fino a che pare che non si darà più perché la Cina in qualche modo che considera appunto il Tibet inesistente come c'è cioè un pezzo di Cina, quindi non gradiva questo riconoscimento a questa personalità che è il capo spirituale e quindi pare appunto abbia fatto delle pressioni, poi ci sta in ballo il discorso dell'Expo a Milano. E quindi minacciava la non partecipazione e così via. Siccome Società Libera, peraltro, ha organizzato anche, ed ero presente anch'io, l'abbiamo documentata, la marcia dei popoli oppressi a Roma e la continua a organizzare, eccetera, volevo appunto con te commentare questa cosa e chiederti cosa ne pensassi. Beh, guarda, questo è veramente, Gianni, è veramente un episodio amaro a cui abbiamo assistito in questi giorni. Vedo il professor Savona che è arrivato in video, mi auguro anche in audio. Perfetto. Allora, Io benvenuto al professor Savona. video, ho dovuto risettare il computer, ma adesso dovrebbe funzionare. Sì, Infatti, sì. ti sentiamo bene. Mi Allora, sento. finisco un attimo la risposta sul Dalai Lama che mi faceva Gianni e poi passiamo a te, Sì, Ernesto. mi ascolto Beh, volentieri. un episodio amaro che non ci saremmo aspettati dal nuovo sindaco di Milano. Arriva il Dalai Lama a Milano, prima si parla di dargli la cittadinanza onoraria, dopodiché non la si dà più perché sono arrivate delle pressioni della Cina. È una cosa, come dire, un po' scontata, perché l'abbiamo sempre detto, che gli accordi e le situazioni economiche e finanziarie vengono prima dei diritti umani nel mondo occidentale. E questa è la ragione per cui tu ricordavi giustamente, Società Libera sono 4 anni, sarà il quinto quest'anno, il 13 di ottobre, che a Roma, a Parigi, a Berlino e in altre capitali europee organizza la marcia internazionale per la libertà, perché essere liberali non significa, come dire, occuparsi solamente dei fatti della libertà di casa propria. La libertà è una, in qualche modo. Quindi, laddove viene messa in discussione la libertà, lì ci dovrebbe essere i liberali che in qualche modo difendono o protestano o si adoperano affinché il discorso dei diritti umani venga salvaguardato. E questo evidentemente è un discorso un po' accademico e teorico per la classe politica italiana, perché arriva il Dalai Lama, poi non gli si dà più la cittadinanza onoraria perché la Cina protesta. E allora due sono le cose, o già in partenza, voglio dire, ci rendiamo conto che non siamo in grado di affrontare dei ragionamenti fino in fondo, oppure nel momento in cui si dice che gli avremmo dato la cittadinanza onoraria, la parola si tiene fino in fondo. Non è che si calano le brache davanti alle proteste dell'ambasciata cinese, che avrà tutte le ragioni del mondo, che può considerare il Tibet come un affare interno e via dicendo, però mi sembra questo un grosso passo indietro da parte dell'amministrazione pubblica in Italia rispetto a delle proteste, come dire, di una nazione straniera in qualche modo. E questo ci spingerà evidentemente come liberali a fare ancora di più sul discorso dei diritti umani, e a marciare ancora con più convinzione quest'anno con le nostre marce pacifiche e silenziose, per tutti i popoli e le minoranze oppresse. La finisco qui, se no mi Sì, mangio tutto il va tempo. bene. Allora io intanto ringrazio il professor Savona di essersi collegato con noi, di aver superato, di essere riuscito a superare le varie difficoltà tecniche. Volevo ricordare che il professor Savona è direttore di Transcrime, di cui magari dopo ci dirà qualcosa, e in qualche modo lo metto in mano di Vincenzo Lita che lo solleciterà. Io magari dopo, se ci saranno domande dalla chat, ve le porrò. Grazie a te, Vincenzo. Grazie Gianni. Allora, professor Savona, autorevolissimo membro del Comitato Scientifico di Società Libera, io ti ho già presentato prima come la nostra punta di diamante su alcuni argomenti, e in modo particolare sul discorso della criminalità e via dicendo. È inutile dire che io so, e chiediamo adesso spiegazioni a te, che Società Libera sta lavorando, come dire, su una sorta di manifesto liberale per quanto riguarda la criminalità, che ha delle specificità interessanti rispetto, come dire, ai discorsi che in genere si fanno sull'argomento criminalità.
Vuoi iniziare ad accennarci qualcosa su questo? Sì, io credo che la vocazione di società libera alla quale appartengo, anzi mi onoro di appartenere, è proprio quella di liberalizzare, di introdurre la cultura libera in parecchi aspetti della vita e della vita sociale. E devo dire con Vincenzo Lita, con te, abbiamo affrontato la possibile risposta a una domanda. C'è una visione liberale della lotta alla criminalità? Anche perché l'andazzo tradizionale è che manca lo Stato non è presente, nel Sud soprattutto lo Stato è assente, eccetera. E nella riflessione che abbiamo fatto con Società Libera e col direttore Vincenzo Lita, con te, sono venute fuori queste due categorie. Forse, c'è troppo Stato, e non c'è poco Stato, almeno per alcune cose. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in una visione liberale della lotta alla criminalità, mancano tutte quelle attività di prevenzione, una cultura della legalità, una semplificazione della regolazione, una semplificazione delle burocrazie che lo Stato ha creato nel Mezzogiorno e che sono state poi il frutto dello scambio politico tra organizzazioni criminali e Stato. Si è creato un meccanismo perverso, si creavano organi dello Stato, burocrazie, queste burocrazie colludevano con le organizzazioni criminali in uno scambio tra voti e appalti, diciamo così per dire, quindi a loro volta creavano ancora più norme e via dicendo. Alla fine è successo quello che è successo. E quindi la ricetta, se di ricetta si può parlare, è vero che ci sono i giudici, ma i giudici assolvono a quella che noi chiamiamo la funzione di supplenza, cioè fanno tutto ciò che non dovrebbero fare se ci fosse una vera cultura della prevenzione, di evitare che cioè che nascessero le opportunità criminali. La vera lotta alle criminali è portandoli in carcere, che è anche questo un aspetto, evitando che diventino criminali, questa è la cosa più importante. E devo dire che lo Stato negli ultimi 50 anni non ha fornito altro che grandi occasioni per diventare criminali. Io, in un ragionamento fatto con te, Vincenzo, ho parlato che l'esempio più splendido in cui lo Stato produce opportunità per la criminalità sono le vicende dei terremoti. I terremoti del Sud, il Belice, l'Irpinia e l'Aquila, se l'Aquila è Sud, sono vicende attraverso le quali si può leggere tutta una regolazione amministrativa sulle concessioni degli appalti, relativa a corruzione, relativa a frodi. Cioè, nella ricostruzione dei terremoti, da una sciagura ne è nato un beneficio per la criminalità organizzata. E Questo è questo non può. sicuramente vero, questo è sicuramente vero e posso testimoniarlo, Ernesto, come cittadino nato a Salerno, quindi in una zona terremotata, almeno nella sua provincia nel 1980. Posso testimoniarlo direttamente perché quando io ero giovane, in qualche modo la Camorra era un fenomeno criminale relegato a Napoli, in alcune zone del Napoli e del napoletano. A partire dal terremoto del 1980 noi abbiamo avuto un'espansione della Camorra in Campania, nelle zone del Salernitano e addirittura in Basilicata, che era, come dire, un territorio estremamente tranquillo da questo punto di vista. Quindi confermo, la tua analisi. Il terremoto in Irpinia è un caso di studio oggi di come un evento naturale diventa l'occasione più fruttuosa per le organizzazioni criminali di riempirsi le tasche di soldi, a spese del contribuente, perché ci ricordiamo tutti che non solo si sono irrorate le tasche delle organizzazioni criminali camorriste, ma la costruzione degli edifici è stata carente, come sempre succede. Vi ricordate i famosi ospedali costruiti con la sabbia e poco cemento? Se si devono distribuire risorse che vanno nelle mani della criminalità e della classe politica che poi alla fine la alimenta, la struttura non viene costruita bene e allora l'ospedale cade e le case cadono. Questo è il risultato in cui i contribuenti pagano un manufatto a prezzi non di mercato, superiore al mercato e ne ricevono non solo un beneficio, ne ricevono un danno erariale, eccetera. La stessa cosa interessante si è costruita 30 anni dopo col terremoto dell'Aquila. Voi vi ricorderete che proprio per il terremoto dell'Aquila si sono rinnovate le regole, il famoso scandalo della protezione civile. Si è fatto un ragionamento, le regole degli appalti oggi sono troppo complicate, semplifichiamole e diamo le concessioni direttamente, cosa molto sana in un paese efficiente. L'unica cosa è che quella scelta fu prodromica allo scandalo della protezione civile, per cui alla fine servì a riempire anche lì le tasche di una classe politica più che di una classe criminale. In un certo senso
Se è vero oggi che nel Belice la gente ancora sta nelle baracche, siamo nel 68, in Irpinia non tutti sono a posto, all'Aquila è un disastro, nel Friuli, mi dispiace doverlo dire, hanno risolto i problemi. Perché questo? Ecco, questo bisogna dircelo, anche perché siamo davanti a un'evenienza terremoto come l'Emilia, dove arriverà un fiume di miliardi, e siccome oggi le organizzazioni criminali non sono più soltanto in Campania, Sicilia e Calabria, il rischio grosso che c'è è che se non si interviene oggi con una visione semplificatrice delle norme, ma che sposta i momenti del controllo dai requisiti per costruire all'effettivo controllo di quello che è stato fatto, perché questa è la ricetta, a quel punto avremo anche imprese mafiose che all'Emilia, in Emilia contribuiranno alla ricostruzione. Chi controllerà come sarà? Sicuramente. Questo è il rischio. Sicuramente. Senti, Ernesto, quindi mi sembra di capire, cioè, mi sembra di capire che tu hai messo bene in evidenza, vi è un aspetto di repressione che, come dire, è sacrosanta, va condotta, va portata avanti, però direi anche senza enfasi, perché, come dire, il fatto che dai telegiornali ogni qualche giorno si apprende che è stato arrestato uno dei primi 30 latitanti d'Italia, come dire, sembra che questa sia una grande vittoria nei confronti della criminalità organizzata in tutto il paese. E in effetti, arrestato uno dei 30, subentra il 31esimo, il 32esimo e così di seguito. Quindi, come dire, non è che con questo stiamo vincendo, sicuramente vinciamo delle battaglie, ma non è che questo ci porta linearmente a vincere la guerra, non è così, perché troppi numeri dovrebbero scattare per vincere la guerra. Quindi vi è l'aspetto repressivo, vi è un aspetto della cultura della legalità e vi è un aspetto che riguarda lo sviluppo economico. Sulla cultura della legalità, io spesso sento dire che partono fiaccolate una sera sì e una sera no, da tutte le parti, si fanno discorsi nelle scuole, si invitano i ragazzi a ragionare su alcune cose. Basta tutto questo per rafforzare, per implementare una vera cultura della legalità? Allora, che ci sia bisogno anche di simboli, d'accordo. Dobbiamo dirci una cosa, in un paese moderno la cultura della legalità è una piattaforma, che non divide, che accomuna, quindi, è veramente, diciamo, agli antipodi della democrazia dire che ci sono le liste per la legalità. La legalità dovrebbe essere un fatto acquisito. Che non si candidino persone che hanno avuto percorsi criminali o passati criminali, dovrebbe essere un dato, non di discussione, ma un dato acquisito. Cioè non è possibile candidare uno che ha avuto un passato criminale. Oggi questo è centro di una discussione politica ancora non finita sulla legge anticorruzione. Questo ci dà l'idea di come siamo in un paese ancora che ha, in un certo senso, diciamo, un problema di vuoti di democrazia seri. Esaurito questo fatto, il problema, della legalità si costruisce sulla base di esempi molto concreti. E il primo esempio della legalità lo dà lo Stato. Se lo Stato è. Scusa un momento, no, sto facendo un'intervista, scusa. Ciao, 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 ciao. Se lo Stato, attraverso l'elefantiasi dei suoi apparati, produce illegalità, con una mano e con l'altra la combatte col sistema penale, c'è qualche esempio, c'è qualche problema di conflitto di interessi, se vogliamo. Nel senso, che qui ci dobbiamo decidere. La vera lotta alla criminalità si fa evitando che ci siano le opportunità perché la criminalità si sviluppi, non arrestando i criminali. I criminali non ci devono più essere. Se, gli appalti vengono, se c'è una regolazione molto complicata sugli appalti e con dei buoni avvocati si violano questa regolazione e si truccano le carte, qui c'è qualcuno che ha sbagliato nel fare quella regolazione che costituisce dei vuoti. Chiaro. Si usano, questa crea opportunità di corruzione. Io ho esaminato, in modo divertito, devo dire, un campione, la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada che tutti voi conoscete perché passa per tutto il sud. In due battute, la Salerno-Reggio Calabria, per costruirla interamente ci sono voluti 13 anni, per modificarla ce ne sono voluti ancora 16 e ancora non siamo sicuri. Ma la cosa peggiore è che per poterla costruire ci sono voluti, ai prezzi di oggi, 5 milioni, 1 euro per chilometro, siamo agli stessi chilometri. A oggi è costato 21,8 milioni a euro. Vuol dire che ci sono 18 milioni euro e chilometro
di differenziare tra quando è stata costruita e quando è stata modificata. Qualcuno mi deve spiegare, ci sono le nuove tecnologie, ci sono, ma costruire un'autostrada, per quanto stretta essa sia, è sempre molto più complicato che modernarla. Qualcuno lì ci ha mangiato. 18 milioni Giacomo. euro metro e chilometro lineare sono stati andati nelle tasche di qualcuno. Questi sono indicatori molto chiari del costo della corruzione o della criminalità. Poi ci sono state le nuove tecnologie per costruire l'autostrada, ma queste andavano a beneficio dei tempi e della riduzione dei costi. Ci sono state le misure della sicurezza in più, d'accordo, compensiamole con le tecnologie, ma che costi 13 volte in più che costruirla? Infatti. Diciamolo, è scandaloso questa cosa. Chi ci ha guadagnato 8 miliardi di euro persi sul rimodernamento della Salerno-Reggio Calabria? 8 miliardi è costata finora. Ci si fa una finanziaria con 8 miliardi, eh? Sì. Tu Attenzione, hai usato, Ernesto, hai usato un termine, come dire, centrale in tutto il ragionamento. Hai usato il termine come dell'esempio. E allora, proprio utilizzando l'esempio, il termine, la parola esempio, io dico che la classe politica, e tu non so se sei d'accordo, non più di una settimana fa, ha dato un pessimo esempio di se stessa. Nel momento in cui era in discussione alla Camera il decreto anticorruzione, praticamente ha dato delega al governo di emanare un regolamento entro un anno per far sì che gli impresentabili alle elezioni politiche tali diventino. Ci voleva esattamente 2 minuti per stabilire una norma e regolarla in tal senso. Che significa dare una delega al governo? A me è sembrato tanto, come dire, una perdita di tempo, un prendere tempo fino alle elezioni del 2013. E allora, a Certamente. proposito di esempio, questo è un esempio che la classe politica doveva dare. Chi è colluso in qualche modo con problemi che riguardano malavita e non e via dicendo, deve rimanere escluso dall'essere presentato nelle prossime liste, non solo nazionali, ma anche regionali, comunali, provinciali, dovunque essi si votano. Questo è stato un pessimo esempio di una settimana fa, che Esattamente. abbassa la cultura della legalità, non la innalza. Poi hai voglia di andare nelle scuole e spiegare che cos'è la cultura della legalità? Guarda, come in una famiglia, i genitori devono avere un valore esemplare nelle loro condotte. Ora, il problema, importante dello Stato e dei suoi rappresentanti è quello di avere condotte esemplari. Mi dispiace doverlo dire, ma lo Stato, nella sua componente sia centrale che periferica, quindi comuni e province, non ha condotte esemplari e quindi scatena comportamenti imitativi a ribasso in termini di morale. Anche se poi da una parte predichiamo la cultura della legalità, ma non siamo in grado di implementarla. Quello che dicevi tu, Vincenzo, veramente, se nel 2012 noi vogliamo fare una legge anticorruzione che gli altri paesi hanno già da 12 anni, perché quella legge anticorruzione non fa altro che ratificare una convenzione del Consiglio d'Europa di anni e anni fa, vuol dire che questo è un ritardo democratico notevole. E se discutiamo con una legge delega per posticipare la scelta dell'incandidabilità di coloro che hanno avuto sentenza penale, vuol dire che non c'è un accordo politico, perché bastava scrivere: non sono candidabili le persone che hanno avuto un passato penale, una cosa di questo tipo. E lì si chiudeva lì. Se non si è chiuso, perché non c'è consenso politico per questa cosa qua? È questo che mi fa paura. Da una parte non c'è consenso politico, dall'altra facciamo le navi della legalità per fare che cosa? Andiamo nelle scuole a insegnare la legalità, perché un ragazzino che non trova lavoro, che va a Napoli o in Sicilia o dovunque, dirà: scusate, ma questi qui che stanno al Parlamento non sono in grado neanche di fare una legge anticorruzione. Qual è l'esempio che noi diamo? Ripeto, non voglio dire che lo Stato è una grande famiglia, ma la funzione pedagogica dell'esempio, secondo me, è molto importante. E purtroppo, nel nostro paese, devo dire, chi sta al potere non ha dato sinora buoni esempi di moralità. E continuano a darne, devo dire. E quindi non possiamo aspettarci dai cittadini quello che i loro governanti non sono in grado di dare. Cioè, non ce la prendiamo con loro, anche se dobbiamo reprimere comportamenti così. C'è il via libera a comportamenti corruttivi, a frodi, all'evasione fiscale. Queste cose stanno lentamente rientrando, ma con una lentezza che non è da paese moderno. Noi siamo un paese antidiluviano su queste cose. E se siamo un paese antidiluviano in termini di deficit democratico e di cultura della legalità,
Lo siamo anche in termini di sviluppo economico, perché democrazia e sviluppo economico vanno insieme. Non possiamo pretendere di poter accelerare meccanismi di sviluppo economico se abbiamo un grosso deficit democratico e di cultura della legalità. C'è poco da Sì. fare. Sì, Ernesto, io su questo, su un tema così Vincenzo, perché vorrei che ti do tu soltanto dicessi. tempo, Vincenzo, di 5 minuti Scusa? alla collegamento. Ah, 5 minuti. Volevo fare Sì. solo una domanda al professor Certo. Savona, più che una domanda, una constatazione. Tu mi hai insegnato, devo dire, che in molte zone del paese dove è più presente capillarmente il crimine organizzato, noi assistiamo al fatto che la criminalità organizzata si presenta da una parte come antistato e dall'altra parte come stato sociale, in contemporanea. Allora diventa molto difficile fare dei ragionamenti con una criminalità così fatta. Nei momenti in cui ha dei modelli comportamentali di antistato, perché delinque evidentemente, ma dall'altra, qua, in assenza di sviluppo economico in alcune zone limitate, per fortuna del paese e via dicendo, si presenta anche come stato sociale. Come ne veniamo fuori? Ne veniamo fuori, hai perfettamente ragione, questa immagine un po' contraddittoria o conflittuale non è sicuramente la migliore per una linea di legalità e sviluppo economico come quella che ci vuole non soltanto nel sud, ma ormai in tutto il paese. Occorre semplificare molto l'immagine, ci vorrebbe una grande campagna di immagine per lo Stato nel sud, nel senso che forse va rifatta l'immagine. Ma quando facciamo una campagna per l'immagine significa una campagna anche di contenuti. Noi non dobbiamo come appare lo Stato. Lo Stato è quello che oggi, in modo conflittuale, chiede alle imprese di pagare le tasse ma non paga i crediti di impresa. E questa è una cosa che non è corretta sul piano morale. E questo parlo al nord. Lo Stato è quello che toglie le pensioni di invalidità false, ma poi i suoi governanti, colludono con le organizzazioni mafiose e imbrogliano. Allora, l'invalido con la pensione falsa si sente legittimato a imbrogliare anche lui le carte. C'è tutta una catena di situazioni, di scarsi esempi, eccetera. Il problema io credo che sia quello di semplificare la presenza dello Stato nel Mezzogiorno e nel resto d'Italia. Abolire le province. Beh, insomma, se ne parla tanto, cominciano ad abolirle e quindi significa anche personale. E costruire vero e proprio sviluppo economico. Cioè, qui le imprese non vanno... Non sono presenti non perché ci sono le tasse alte, non sono presenti nel sud perché mancano le infrastrutture, d'accordo, ma soprattutto costruire e fare impresa oggi in Italia è una cosa complicata. Ci vuole una semplificazione delle norme, creare opportunità. Cioè, oggi sentivo un imprenditore che va in Slovenia non perché le tasse sono basse, ma perché lì la regolazione è molto semplice e le imprese se ne vanno. Nel sud occorre avviare, come in tutta Italia, una profonda semplificazione della regolazione nel costruire e nel fare impresa. E se no, nessuno andrà nel sud, si chiudono le imprese e non se ne costruiscono altre. Si pompano denari, come nel caso della Cassa per il Mezzogiorno, un'occasione perduta, dove si sono pompati denari a valanga, senza una visione chiara di che cosa fare e perché. Si sono costruiti insediamenti, alberghi, fabbriche, Bagnoli, l'Alfa Romeo, cioè negli Atterrare stessi nel della... deserto. Cos'è rimasto oggi di quelle cose lì? Non è rimasto più niente, col risultato finale che abbiamo speso una barcata di miliardi e i lavoratori di Termini Imerese sono in cassa integrazione. Questa è la realtà delle cose. Anche perché non abbiamo assecondato la vocazione del territorio, che era verso il turismo, verso un certo tipo di agricoltura. Ci siamo divertiti a fare le cattedrali del deserto che oggi sono diventate dei ruderi. Sul territorio in qualche modo, no? Noi Questo abbiamo sicuramente. Bagnoli, per parlare di casa vostra, Bagnoli, grandi insediamenti, oggi Bagnoli diventerà una... Dobbiamo investire un sacco di denari per poter fare di Bagnoli una località, un'area turistica. Ma pensa, ci avessero pensato l'altra volta, anziché inquinarla da una parte e oggi risanarla dall'altra. Cioè, è folle questa Infatti. cosa. Io non ho mai visto un paese come il nostro che ha una totale assenza di visione e quindi di progettualità su che cosa fare, su come investire quella manciata di miliardi che erano stati nel Mezzogiorno. Ho un esempio davanti, mi dispiace parlarne. La Germania Ovest in soli 10 anni ha unificato la Germania dell'Est e ha creato benessere per tutte e due. C'è poco da fare, questa è un'esperienza che è nata. Noi Che questa era in cosa... condizioni molto peggiori rispetto al nostro mezzogiorno, la Germania Est. Eppure in Dieci 10 anni. anni sono riusciti a unificarla. È Dieci vero. anni.
Dice. Va bene, Gianni, abbiamo domande? Sì, guarda, una suggestione, diciamo, che viene dalla chat, perché noi siamo, non so se il professor Savona era avvertito, diciamo, noi interagiamo con le persone che ci seguono con una chat, che ci dice, Anita, abolire le regioni e non le province, se proprio si vuole uno stato più leggero. E ve la Ma non rilancio, è proprio. sbagliato neanche, non è sbagliato neanche, Anita ha un po' ragione. Comunque io sarei prudente su questo. Cominciamo ad abolire le province e poi vediamo un attimo se aboliamo le regioni. Quella che dovrebbe E poi essere una realtà accorpiamo di... un po' di regioni, accorpiamo un po' di regioni. Non so se mai Accorpiamo le sentito, regioni. Ernesto. Aboliamo le Sì. province e poi accorpiamo un po' di regioni. Io non credo che riusciamo neanche a togliere qualche provincia, dico, questo è il problema. Questo passo. Ritorniamo allo Stato centrale, quindi l'esperienza oggi di aggregazione territoriale, diciamo che in alcuni aspetti è fallita, in questo paese è fallita. Se vogliamo ripristinarla dobbiamo rivoltare come un calzino le regioni, chiudere molte province, accorpare molte unità perché i soldi non ce ne sono e andare avanti su questa linea. Sono delle parole molto sagge e vi rimando, per esempio, sicuramente ci dobbiamo rincontrare e come per esempio potrebbe essere anche il discorso dei TAR, come hanno agito l'istituzione dei TAR sulla certezza del diritto, ma questo è un discorso molto ampio. Adesso parlando di regioni mi è venuto in mente questo aspetto sulla giustizia, questa influenza sulla giustizia che c'è stata. Io vi ringrazio ad entrambi per aver partecipato a questo nostro spazio su Libri.tv. Siamo a disposizione per gli aggiornamenti che ci può dare Società Libera, ovviamente, che è una trasmissione appunto che si ripete, una rubrica quasi su Libri.tv. Ringrazio Vincenzo Rida, ringrazio il professor Savona e do appuntamento a loro e anche ad altri su Libri.tv. Grazie ancora. Grazie a te, Gianni. Grazie a voi, grazie, grazie a Grazie. tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.